Ci siamo? Sì, dai. Ok, sindaco, solo l'occasione per visitare lo stabilimento dove sono usciti i treni della metropolitana dell'Expo e i treni della metropolitana di Milano più in generale. Sì, e usciranno i treni della nuova metropolitana di Milano, che sarà quella più delicata e innovativa, perché porterà da Linate al centro della città in 14 minuti. Lo scopo della visita era duplice: uno, verificare lo stato avanzamento dei lavori e avere garanzia che il primo treno arriverà su prima dell'estate, perché avremo un lungo periodo di test. E due, il piacere di dire ai milanesi: guardate che i nostri treni non vengono prodotti in Germania o in Giappone, vengono prodotti a Reggio Calabria. Ecco, questo lo faccio con immenso piacere, perché l'Italia ha delle qualità industriali ancora importantissime, a volte sconosciute. Sindaco, lei ha parlato di Comune di Milano, però inserito in un sistema paese di solidarietà e collaborazione comunque con gli altri comuni. Su quali direttive Milano si erge a questo tipo di ruolo per il sistema paese e per gli altri comuni, ad esempio Reggio Calabria? Milano sta dimostrando, innanzitutto è chiaro che su una città poi costruisci la narrazione positiva come oggi è a Milano, ma di base bisogna lavorare affinché i servizi basici per i cittadini funzionano, e a Milano c'è un eccellente sistema di trasporti urbani e di pulizia, gestione della pulizia, e su questo io credo che le nostre partecipate possono, qualora il governo ci chiamasse a farlo, garantire di portare il proprio know-how in altre città. Poi ho voluto portare qua l'esperienza di Milano sul turismo, perché un po' di anni fa era da folli immaginare che Milano potesse diventare una città turistica. Oggi lo è, abbiamo 8-9 milioni di visitatori all'anno, ancora in crescita, anche i dati di quest'anno sono in crescita. Come abbiamo fatto? Attraverso certamente la sfida dell'Expo, ma con un'analisi attenta di da dove arriva il nuovo turismo. In particolare in questo momento sta aumentando molto il turismo dall'Oriente, che è il nuovo turismo. Questa cosa potrebbe anche essere replicata con le giuste proporzioni qui. Sindaco, oggi la sinergia con la città metropolitana a livello anche economico, abbiamo visto oggi con il sopralluogo dell'Itaci, ma anche una questione politica, i rapporti col sindaco Falcomatà per quanto riguarda anche la modifica della legge del Rio, sì. La città di Reggio Calabria guida questa riforma. Sì, cos'è che non va in questa riforma? Così magari... No, il punto è che la città metropolitana oggi non ha ruoli chiari e non ha risorse tali per poter svolgere il proprio lavoro, no? Quindi di fatto è stata una riforma semplicemente che si è bloccata a Milano a metà. Io sono certamente stimo e sono amico di Del Rio, ma anche lui è consapevole che è stata una riforma che non ha portato a un funzionamento che è quello che vogliamo. Ora si può anche continuare ad andare avanti così, ma andare avanti così non dà soddisfazione a nessuno, e noi sindaci di città metropolitane non ci opponiamo all'idea di riformulare le nostre deleghe. Se c'è da cedere qualcosa va benissimo, però è chiaro che ci sono delle questioni che vanno viste a livello metropolitano. Pensate al tema dell'ambiente. A Milano stiamo implementando questa cosiddetta area B, cioè un'area che perimetra quasi tutta la città e che serve a vietare l'ingresso ai mezzi più inquinanti. Però quando fuori, nei comuni limitrofi, quindi nella città metropolitana, le cose non vanno avanti con la stessa intensità, non è che ci sono delle barriere che isolano Milano dal resto. Allora, pensate come il tema dei trasporti, della mobilità e dell'ambiente siano deleghe dove è più corretto ragionare a livello di città metropolitana. Noi siamo disponibili a lavorare, ci stiamo lavorando anche con Reggio, cercando di trovare una soluzione, perché, ripeto, la cosa peggiore è far finta che il problema non ci sia. Sindaco, oggi qui ad attenderla, a riceverla non c'era il suo omologo Regino, non per un atto di scortesia assente, ma perché è impegnato a Roma in un'importante battaglia che vede coinvolti diversi comuni in Italia, quasi 80 comuni italiani a rischio di dissesto. Si spera di trovare un'interlocuzione, una disponibilità con il governo nazionale volta a salvare il salvabile. Cosa comporterebbe un default per tanti comuni e per i comuni italiani? Sarebbe drammatico. I comuni hanno migliaia di anni di storia, e quindi è chiaro che qua ci sta la competenza, questi sono laboratori sociali importanti, i cittadini guardano in primis ai sindaci. Quindi
Il tema specifico è un tema che non riguarda Milano, ma io sono molto vicino al sindaco Falcomatà, perché è evidente che in questo momento si rischia un'ulteriore penalizzazione dei comuni. Quando sento parlare di autonomia e capisco che ci sono regioni, tra cui anche la mia, che vogliono più risorse, ma al contempo si dice ma nessuna regione verrà penalizzata. Allora, siccome la carta moneta non si crea dal nulla, il rischio è che la penalizzazione potrebbe riguardare i comuni e questo non ci sta bene. Lei prima ha parlato di integrazione, di immigrazione, ovviamente il pensiero, il loco è anche alla vicenda che ha coinvolto Mimmo Lucano e la grande solidarietà che è partita anche da Milano per il sindaco sospeso di Riace. Lei ancora ribadisce il suo sostegno a Mimmo Lucano? Sì, sì, io lo ribadisco senz'altro, ribadisco il fatto che il tema dell'immigrazione non è... è un tema su cui, di nuovo, su cui non bisogna dare una risposta. Se la sinistra continuerà a non dare una risposta concreta, sarà per noi una sconfitta. Noi dobbiamo trovare delle formule per cui si dimostra che l'integrazione può esserci, e a Milano, ribadisco, abbiamo il 19% di immigrati, ma sulla base di sistemi di integrazione anche diversi di quello che sono oggi. È un'economia diversa. Anche un'economia diversa, però è chiaro che i cittadini sono poi condizionati da, pensate al fatto di ieri, a questo folle autista del bus dei bambini di Crema, tra l'altro italiano, pur non di nascita, però questi fattori scatenano poi un risentimento che noi dobbiamo governare. Lo dovranno fare soprattutto i sindaci, perché poi i cittadini guardano i sindaci. Io ho ricevuto, ieri era un bus della città di Crema che è stato bloccato fuori Milano. Voi non avete idea di quanti mi hanno scritto, ma cosa fate a Milano? Capite? Per cui tanto sono questioni su cui non si può sfuggire, meglio trovare le soluzioni. Ritorno un po' sul tema del dissesto, sindaco. Tanti comuni che rischiano il dissesto, quindi c'è un'incapacità politica amministrativa, questo è palese. Però poi alla fine non paga mai nessuno. Non bisognerebbe rivedere qualcosa in questo senso? Per me la prima cosa che bisogna vedere, ed è una posizione che è proprio la mia posizione, non condivisa da tutti, forse anche non condivisa dall'ANCI, la società dei comuni, è che dobbiamo rassegnarci al fatto che 8.000 comuni, 80 e passa province, 14 città metropolitane e 20 regioni sono troppe. Ripeto, è una posizione che può non piacere, a qualcuno può risultare sgradevole, però è una posizione di grande realismo. Se noi pensiamo di tenere acceso tutto questo sistema con una coperta sempre più corta, fingiamo di tenerlo acceso, in realtà non ce la faremo più. Quindi il mio invito è anche al governo di riflettere su una riforma vera, ma anche a noi sindaci di pensare che questo è il nostro obiettivo. Io non ho nulla contro il sindaco di una città di 400 abitanti, per l'amor del cielo, ma mi chiedo che promessa può fare ai propri cittadini. Mi promette il fatto che si va avanti così. Quindi nessuno ha intenzione di cancellare dei comuni tanto per il gusto di farlo, però bisogna trovare una nuova formula, per cui le province, vi ricordo, dovevano essere cancellate e ci sono tutte. Le città metropolitane sono in mezzo al guado e devono trovare una loro dimensione. Abbiamo delle 20 regioni, 11 regioni che hanno meno abitanti della nostra capitale, ma vi sembra un modello corretto? Ecco, dal mio punto di vista questa sarà una questione su cui non solo il sindaco di Milano, ma da chi fa politica con buon senso mi batterò sempre. Grazie a tutti voi. Grazie, grazie sindaco.